Che novità abbiamo sul dato della raccolta differenziata? Partiamo, la nostra città parte da un 3%, sulla raccolta differenziata si è investito tanto, siamo arrivati a quale dato? Allora, noi siamo partiti davvero dalla, si potrebbe dire, dall'anno zero o dall'anno 3 tutto al più, perché il dato ufficiale che avevamo quando ci siamo insediati era il 3%. E cioè praticamente una raccolta differenziata inesistente legata soltanto alla buona volontà di chi andava personalmente a conferire le frazioni differenziate, come dire, da volontario. E, oltre che, come sapete, quella gestione del lato NA1 che non era in grado di garantire il servizio, che non pagava i lavoratori, insomma, tutte cose che sono ormai arcinote. Abbiamo da quasi 2 anni, a luglio sono 2 anni, affidato il servizio alla società comunale che abbiamo costituito ad hoc. E il servizio è un servizio, ritengo di poter dire, assolutamente soddisfacente, i lavoratori sono assolutamente garantiti nei loro diritti e la differenziata è in continua crescita e nel mese di marzo abbiamo raggiunto il picco da quando abbiamo iniziato fino ad oggi, cioè il 55% di differenziata. Abbiamo in programma entro il 2019 di raggiungere il 60% di differenziata.